Il nostro piatto vincente è sicuramente Peppo Pig, il nostro maialino sfilacciato, pulled pork. Uno dei panini più famosi nel mondo, noi l'abbiamo interpretato utilizzando prodotti locali che sono il massimo della qualità. Prendiamo il maialino di Cintasenese, delle verdure di stagione locali e una salsa barbecue che facciamo in casa, ma un ingrediente segreto per cui non ve lo diremo. E il mix di questi tre elementi è stato vincente, ha fatto sì che il nostro special, che proponiamo ogni volta di mese in mese diverso, è quello vincente. Il panino è uno dei più popolari perché è, comunque quando lo mangi è un'esplosione di sapori. È un'esplosione di sapori perché è un modo di reinterpretare il modo in cui noi mangiamo, abbiamo mangiato per anni la carne di maiale in Italia. E utilizziamo una cottura low and slow, e quello intenerisce già, diciamo, il maiale, e in più un bouquet di spezie che abbraccia circa 30 differenti profumi, per cui questo poi lo andiamo a sentire in ogni morso, in ogni boccone. Sicuramente siamo forti sui social, Facebook, Instagram sono i principali media col quale comunichiamo, apriamo la nostra cucina al pubblico. E Peppo Pig è stato un esempio di vincente dell'utilizzo dei social, era uno special per un mese. Quando l'abbiamo tolto abbiamo ricevuto migliaia di richieste via Facebook e quando finalmente l'abbiamo ascoltate è stato un successo. Ci ha aumentato le vendite del 20%, solo il fine settimana nel negozio di Pisa facciamo 500 Peppo Pig, per cui è uno di quei piatti che noi sponsorizziamo tanto, la gente lo vede su Facebook, arriva in ristorante, lo richiede, non abbiamo bisogno di spingerlo al menù. Per mantenere il successo ogni tanto lo togliamo dal menù, sicuramente seguendo la stagionalità, quindi nei periodi più caldi, e ogni qualvolta lo riportiamo sul menù, lo annunciamo sempre sui social ed ha sempre un gran successo. È uno dei piatti vincenti grazie anche sicuramente all'utilizzo dei social.